Buongiorno a tutti e bentrovati alla cucina del cuore. Bentrovati alla cucina del cuore. Oggi faremo insieme una torta lievitata buonissima. Sì. Come si chiama questa? Lo sai? Torta Angelica. Torta Angelica. E questo bianco si chiama zucchero. Sì, glassa di zucchero. È una torta che a me piace moltissimo perché, come sapete, mi piace fare lievitati. Come al solito, sapete che mi piace anche dimezzare le ricette e farle proprio concentrate, quindi l'abbiamo realizzata senza l'utilizzo del preimpasto, con un impasto diretto a doppia lievitazione. Ma vi dico subito di quali ingredienti abbiamo bisogno per realizzare questa ricetta. 550 g di farina, 85 g di zucchero semolato, 225 ml di latte, un po' di estratto di vaniglia, io utilizzo questo qua macinino, un uovo intero della misura L e un tuorlo, 10 g di lievito di birra, 20 g di miele d'acacia, un pizzico di sale, 110 g di burro a temperatura ambiente. E poi, per spennellarlo, avremo bisogno di 35 g di burro sciolto, 115 g di gocce di cioccolato, quelle che vanno in forno. Io vi consiglio di andarla a mettere subito in frigorifero. Mi raccomando, tutti gli ingredienti a temperatura ambiente. Quindi andiamo a prendere il latte, andiamo a versarlo nella nostra ciotola tutto. Dopodiché inseriamo il lievito, così, e i 20 g di miele, comunque una spruzzata, di acacia, io vi consiglio sempre di utilizzare, e andiamo a sciogliere tutto. Adesso andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti, quindi lo zucchero, la farina. Allora, io utilizzo qua in Germania una 405 con proteine all'11, 11 grammi. Le proteine, molte mi avete chiesto, Laura, cosa sono le proteine? Le proteine sono, è un valore nutrizionale che trovate nella farina. Io in Italia ho fatto la comparazione, quella che è uguale a quella che utilizzo io, o simile, è la 00 della Barilla. Quindi, per fare i lievitati che faccio io, vi consiglio di andare ad acquistare la 00 della Barilla. Aggiungiamo le uova, quindi un tuorlo e un uovo, il burro, l'estratto di vaniglia e, con l'aiuto della nostra Kenwood e con il gancio a spirale, andiamo ad impastare il tutto per circa 8-10 minuti. Comunque, se volete maggiori informazioni sulla Kenwood, vi lascio il link qua sotto. Alla fine aggiungeremo il pizzico di sale. Non lo mettiamo prima perché altrimenti, se il sale va a contatto con il lievito, non farà lievitare, perché va a rovinare gli enzimi che ha il lievito. Aggiungiamo pure il sale. Dimenticato di dirvi, aggiungete pure della scorza d'arancia grattugiata, oppure io mi trovo questi qua della dottorotta, che sono geste di scorzetta d'arancia, che col cioccolato ci sta benissimo. Il nostro impasto è pronto, guardate com'è. Spruzziamo la superficie con dello staccante spray. Guardate come risulta l'impasto, è bellissimo, guardate. Quindi, l'impasto avete visto quanto è bello. Andiamo a schiacciare un pochettino e piegare, stessa cosa dall'altro lato. Comunque dobbiamo andare a formare una bella pallina. Una volta che abbiamo formato la nostra pallina, andiamo a
ungere la nostra ciotola con dello staccante spray, che io utilizzo sempre, quello sapete, se volete vi metto il link su dove trovarlo anche sotto nell'info box, su una ciotola, oppure ungetela con del burro. Trasferite il vostro impasto lì dentro, mamma ragazzi, guardate che bel impasto. Trasferiamo sulla nostra ciotolina, andiamo a coprire con pellicola trasparente e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Ci vorrà all'incirca, a seconda del lievito che utilizzate comunque, ma ci vorrà all'incirca un'ora. Io lo metterò a lievitare forno spento con la luce accesa, così da lievitare correnti d'aria. Ci vediamo dopo. Trascorso un'oretta il nostro impasto ha lievitato. Io mi sono già portata avanti, ho sciolto al microonde il burro, così ha il tempo di raffreddarsi. Spolverizziamo la nostra spianatoia con un pochino di farina. Prima lo allarghiamo un pochino così dai lati, un attimino che lo allarghiamo, poi scendiamo un po' più giù in questo modo. E lo rovesciamo sulla nostra spianatoia. E adesso lo dobbiamo stendere e formare un rettangolo dello spessore di mezzo centimetro. Mettiamo un po' di farina anche sopra. Ho ottenuto un rettangolo di 37-38 x 50. Di questo spessore andate a spennellare il tutto con il burro fuso. Prendete le vostre gocce di cioccolato e andatela a distribuire su tutta la superficie. Adesso con l'aiuto del martello andate a premere in questo modo sulle goccine di cioccolato, così che entrano un po' dentro l'impasto. Adesso, partendo dalla lunghezza, andate ad arrotolare la vostra angelica in questo modo. Cercate di fare compacciare le estremità in questo modo, come sto facendo io, mentre che lo arrotolate allargate l'impasto, così. L'impasto è bellissimo, ragazzi, andatelo a girare mettendo l'apertura in basso e con l'aiuto di un coltello affilato andate a tagliare partendo dal centro e non come fanno gli altri da qua sopra, perché poi vi vedrà più male ad andarlo a rotolare. Quindi partite dal centro, effettuate un taglio, quindi girate la parte tagliata verso l'alto e cominciate a mettere uno sopra l'altro in questo modo, come sto facendo io. Aggiustatevi avendo sempre l'accortezza di tenere la parte tagliata, quindi quella con le gocce di cioccolato, in alto, e continuate così. E qua lasciatelo un po' aperto perché poi dobbiamo unire le due parti. Adesso giriamo dall'altro lato e adesso da questa parte facciamo la stessa cosa. Quindi ripetiamo il taglio netto per due volte, giriamo in questo modo. Dopo che avete fatto il primo nodo andate a tagliare qua, così vedrete pure i pezzetti di cioccolato da questa parte, e continuate così. Adesso dobbiamo andare a formare un cerchio. Andiamo a foderare di carta da forno una placca da forno, sto utilizzando quella per la pizza, e l'andiamo a trasferire di sopra. Cerchiamo di rendere la fine pure carina e andiamo a spennellare il tutto di nuovo con il burro che ci è rimasto.
ci resta che andarla a far lievitare nuovamente, quindi prendiamo un foglio di pellicola trasparente, così, e lo andiamo a mettere sopra in questo modo, leggermente, così, senza fissarlo troppo, e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio, altri 20-40 minuti. Ci vorranno sicuramente. Ci vediamo dopo per andarla a mettere in forno. Ed eccola qui lievitata, trascorsi 40 minuti, eccola qui. Togliamo la pellicola. Guardate che bella, ragazzi, è bellissima, sono soddisfatta davvero. Lievitato, che carina, andiamo a mettere in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Ma vi do un consiglio: onde evitare che la parte superiore si secchi subito e che poi eviti il proseguimento della lievitazione in forno, vi consiglio di farlo con questo come per gli altri lievitati, di andare a spruzzare qualche goccia di acqua così con le dita. In questo modo continuerà a lievitare in forno. Ci vediamo dopo. Adesso usciamo la nostra Angelica. Vi dico subito che quasi 10 minuti prima della fine della cottura ho dovuto abbassare sul piano inferiore del forno la mia Angelica e l'ho coperta con un foglio di carta da forno perché si stava colorando troppo. Mamma, ragazzi, è uno spettacolo. Adesso vi avvicino e vi faccio vedere. Adesso la trasferisco su una gradella e la lascio raffreddare. Eliminiamo la carta da forno. Questa carta da forno è la carta da forno che si lava e si riutilizza. E questa è la nostra torta Angelica. Questa parte, come vi ho detto prima, l'ho lasciata senza gocce di cioccolato perché a Vincenzo non piacciono. Guardate quanto è soffice. Che adesso avete tre opzioni: o lasciarla così e poi quando raffredda la spolverizzate di zucchero a velo, oppure fare una ghiaccia reale, quindi con albume d'uovo e zucchero a velo. E io vi lascio la ricetta qua sopra dove c'è la i, e praticamente la ricetta degli omini di pan di zenzero, lì troverete la ricetta della ghiaccia reale. Oppure se volete semplificare i tempi e volete comunque farvi la glassa, andate a fare la glassa al limone o all'acqua. Quindi preparatevi 60 g di zucchero a velo e qualche goccia di limone o acqua. Quindi con l'aiuto di una forchetta andate ad inserire poco alla volta le gocce del limone o di acqua, in questo modo, e mescolate fino ad ottenere questa consistenza. Quindi andiamo a riprendere la nostra Angelica, che nel frattempo si è intepidita. Io vi voglio fare notare come è cotta sotto. Vado a rimettere un foglio di carta forno sotto, così evitiamo di fare grandi pasticci. Quindi andiamo a passarla così sopra con la forchetta. La prova assaggio. Aspetta. Guardate quanto è soffice, ragazzi. È buona.
Genzo, vuoi fare la prova assaggio? Sto arrivando. Ciao. La verità sempre, lo sai. Piano, mangia piano. Certo. Mangia piano. No, non mangi la bocca. Vuoi e poi dimmi com'è. Voglio sentire la voce. Buono. No, non è buono. Sì, invece. Sì, invece, meno male. Com'è? Il meglio non c'è. Il meglio non ce n'è. Sì. Allora, ragazzi, io come vedete alla fine ho decorato la nostra Angelica con un fiocco rosso perché ci avviciniamo alle feste ed è un'ottima idea da servire anche per i pranzi domenicali o perché no per il pranzo di Natale, per le feste, per i morti, per tutte le feste che stanno per venire. È un bellissimo centro tavola. L'impasto rimane invariato, ma potete decidere di mettere all'interno la qualsiasi uvetta, canditi d'arancio, canditi di limone, quello che più preferite. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate like e commenti, almeno così io posso capire che a voi piace. E vi ricordo che se vi fate le mie ricette potete inviarmele in direct o su Facebook, perché mi troverete anche lì su Instagram, Facebook e anche Pinterest. Ancora grazie a tutti per aver visto il video tutto fino alla fine e vi ricordo che troverete gli ingredienti tutti scritti per intero giù nell'info box. Alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!